Siamo alle OGR di Torino, le Officine Grandi Riparazioni, dove si è tenuta oggi la premiazione della challenge Made for Science, portata avanti dalla Fondazione di Assorin, un modo per avvicinare i giovani e le scuole da tutta Italia alla scienza e alle materie STEM. A vincere questa settima edizione è stato il Liceo Galileo Galilei di Catania. Vince l'edizione, la settima edizione del Made for Science, la challenge 2023 del Made for Science, Liceo Scientifico Galilei di Catania! Sono ragazzi pieni di passione, ma prima di tutto sono ragazzi pazzi per la scienza. A portare a casa la vittoria il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania, con un progetto sullo sviluppo di lieviti contro l'insorgenza di muffe sugli agrumi. Il tema di quest'anno erano le biotecnologie verdi, blu e grigie per la salute delle persone e dell'ambiente, agricoltura, ambiente marino e risanamento ambientale, il fulcro di questa edizione. Secondi gli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Duca degli Abruzzi di Elmas, in provincia di Cagliari. Terzo, l'Istituto Majorana di Mola di Bari, in Puglia. Il primo premio, 75.000 euro complessivi da investire nell'ammodernamento del proprio biolaboratorio. Tra gli 8 istituti finalisti, anche il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria. Quanto è importante l'aspetto, diciamo, esperienziale di questi progetti che i ragazzi hanno vissuto? Beh, l'aspetto esperienziale nel mondo della ricerca è fondamentale. Personalmente credo che sia importante sempre. In qualunque aspetto della vita, partire dal dato di realtà aiuta molto a trovare delle soluzioni. E questi ragazzi hanno dimostrato di essere molto inseriti nella vita e di essere consapevoli di quali sono i problemi, le opportunità, le minacce che il mondo di oggi sta vivendo, ma nessuno di loro si è trincerato dietro una generica lamentela, ma no, la posizione è quella di un sano bisogno di contribuire al miglioramento della loro zona, ma non solo, contribuire al miglioramento della società in generale, e questo è un grande segno di speranza. Abbiamo scelto il vincitore di questa edizione del Made for Science con i criteri che abbiamo utilizzato anche gli altri anni, cioè c'è stata una giuria composta per lo più di fatto solo da scienziati di altissimo livello. Abbiamo valutato i progetti per la loro fattibilità, per l'originalità, per la possibilità di essere riprodotti nel corso degli anni nelle scuole e certamente anche per l'idea, per quanto quest'idea fosse inserita nel territorio. Scelta molto difficile anche quest'anno, perché tutti gli 8 finalisti hanno presentato dei progetti bellissimi, i ragazzi sono stati molto bravi nell'esposizione, un grande entusiasmo, la dimostrazione ancora una volta che ci sono ragazzi straordinari e che l'Italia è un paese bellissimo. Cos'è che l'ha colpita di più nei progetti presentati quest'anno? Quest'anno sono stata colpita da intanto la profondità dei progetti, l'articolazione e la profondità dei progetti, ma quello che colpisce moltissimo è la capacità di questi studenti di costruire un intero progetto attraverso un lavoro di squadra che utilizza le competenze esistenti nel loro territorio. Quindi ciascuna scuola aveva interagito con laboratori di ricerca del territorio, con aziende tecnologiche che insistevano nel territorio, e hanno costruito un progetto che in tutti i casi dimostrava grande sensibilità verso l'ambiente, grande senso di responsabilità verso le generazioni future, insomma l'Italia del futuro che noi sogneremmo tutti. Allora, le chiedo, secondo lei qual è l'apporto che le nuove generazioni, sempre in continua evoluzione, portano al mondo della scienza, possono portare? Devono portare l'entusiasmo e soprattutto devono portare il fatto di occuparsi di tematiche che già solo per la mia generazione non erano coerenti, e quindi l'ambiente, la sostenibilità. E questo si vede perché questi ragazzi che hanno 15-16 anni, 17 al massimo, sono già pieni di questi valori, no? E secondo me è l'ovvio salto generazionale ed è quello di cui abbiamo bisogno tutti. E quindi l'importanza è fare, secondo me è fondamentale, ma fare massa critica e poi imparare con l'esperienza, no? Perché noi abbiamo prima cominciato a costruire il laboratorio, poi abbiamo scoperto che bisogna aiutarli a comprare reagenti,
Qui abbiamo scoperto che bisogna formare i professori, per cui sta gemmando in realtà un progetto molto più complesso di quello che ci eravamo immaginati all'inizio. Il mio sogno sarebbe che il giorno che le 15 scuole diventano 50, potersi presentare con delle storie di successo al Ministero e cambiare il modo in cui il Ministero guarda le scuole, che è quello che i docenti chiedono. Che cosa le hanno trasmesso, cosa gli hanno insegnato, insomma, i suoi ragazzi, il suo team? Allora, guardi, questi ragazzi, come io dicevo poco fa, sono già di per sé, cioè ognuno per i fatti loro, sono veramente delle eccellenze. Noi ne abbiamo uno che ha vinto un'infinità di trofei, l'ultimo addirittura al concorso nazionale di scienze ha vinto nella sezione di biologia qualche settimana fa. Quindi sono già per i fatti loro, ognuno nelle proprie caratteristiche, delle eccellenze, però messi tutti insieme, grazie alla Fondazione di Asorini e grazie a questo concorso, sono diventati veramente dei ragazzi formidabili. Io mi sono accorto di questo, quindi che il gioco di squadra alla fine ha sempre la meglio. L'unione ha fatto la forza, sì. Cosa significa vincere questo premio per te e per il tuo team, insomma? Significa molto. Da un lato è la coronazione di un'esperienza bellissima che abbiamo fatto di ricerca all'università, dall'altro è anche una soddisfazione sia per il nostro duo lavoro sia per la nostra scuola. Diciamo, noi siamo tutti studenti dell'ultimo anno, ce ne stiamo andando e poter ripagare la scuola tutto quello che ci ha dato con un nuovo laboratorio sicuramente è un bel modo per dire addio. Ecco, immagino che un progetto del genere sia nato passo dopo passo. Come vi è venuta in mente questa idea? Allora, l'idea originale è nata leggendo una serie di articoli pubblicati da una serie di dottoresse all'interno dell'Università di Catania. Abbiamo trovato uno spunto interessante, che era quello relegato alla lotta contro le muffe, e noi poi abbiamo deciso di ampliarla nella lotta delle muffe e nelle arance specificatamente. Quindi è stata un'idea, una commistione tra un'idea nostra e ricerche già effettuate in passato. È stata un'opportunità di approfondimento, di fare amicizia, di vedere consolidate le nostre conoscenze e soprattutto aprirci a un mondo della ricerca che almeno personalmente è quello che voglio intraprendere nella vita, quindi è stato un ottimo primo assaggio che sicuramente mi ha fatto solo venire voglia di continuare. Ecco, mi stavi parlando della ricerca, cos'è che ti appassiona della scienza e della ricerca? Della ricerca il carattere per cui non si smette mai di imparare, il concetto per cui bisogna sempre andare avanti, sempre studiare e la possibilità di avere sempre qualcosa di nuovo di fronte a te, non essere mai legato a uno schema troppo rigido e poter in realtà spaziare sia con la fantasia che con lo studio. Sei di quinta, mi hai detto i progetti, diciamo, del futuro, cosa vuoi fare da grande? Io vorrei fare medicina, mi sono iscritto all'università di medicina, però comunque non penso di voler fare in realtà il chirurgo praticante, ma vorrei comunque rientrare nell'ambito magari dietro le quinte, nella ricerca laboratoriale o magari anche nella professione del professore universitario. In bocca al lupo per questo. Grazie. Ti chiedo l'ultima cosa, quanto è bello, diciamo, per voi giovani essere ascoltati riguardo, insomma, le vostre passioni e le vostre aspirazioni? È qualcosa che non capita spesso, quindi avere questa opportunità per noi è stato bello, è stata una possibilità per far sentire la nostra idea, del tutto nostra, e non essere condizionati in realtà da quello che dicevano i professori, da quello che dicevano gli altri ricercatori. È stato un bel modo per farci valere, è stata sicuramente una grande spinta verso il futuro.